amiche ed amici, e andiamo a vedere adesso questo video dove farò un pane con i semi di anice. Domani è Pasqua, quindi lo preparo e così domani mattina lo inforno e ce lo troviamo sulla tavola bello caldo. Seguitemi. Allora, eccoci qua, vado diretta, dentro una ciotola, ho messo le due farine, ho messo il licoli e metto l'acqua un po' per volta. Giro così dentro una ciotola con un cucchiaio fino ad amalgamare bene la farina e poi continuo con il pugno. Io qui naturalmente ho fatto dei tagli. Se volete potete fare con la planetaria, io ho deciso di farlo a mano questo impasto e continuo. Così anche con il pugno. Quando l'impasto si è un pochino amalgamato, ci metto, aggiungo il sale e finisco di mettere il resto dell'acqua. Continuo così con il pugno ad impastare. E naturalmente con l'acqua vi regolate, perché non tutte le farine assorbono allo stesso modo. La semola ha un buon assorbimento e la farina 1 poi dipende da che tipo di farina mettete. Faccio riposare una mezz'oretta l'impasto, poi lo riprendo e faccio delle pieghe in ciotola. Scusatemi, ho bagnato un pochino la mano perché con il guanto si attaccava un po', quindi faccio delle pieghe. Poi faccio riposare ancora una mezz'ora, ma anche un'ora, vedete ancora un po' grezzo. Copro la ciotola, la copro con un telo oppure con un coperchio. E poi, adesso guardate, ci metto un po' d'olio sotto così mi è più facile fare le pieghe. Senza cambiare la ciotola, vado direttamente con questa ciotola, così. Ok, e lascio riposare. Faccio un ultimo giro di pieghe, vedete come si è sviluppato bene il glutine, anche facendolo a mano, l'impasto si presenta bene. Quindi faccio quest'ultimo giro, poi copro. E lascio lievitare 4-5 ore. Cambio contenitore adesso. Ho messo questo pulito e questo trasparente così vedo anche la lievitazione. Ok, ecco l'impasto dopo 4-5 ore, diciamo, dipende molto a temperatura ambiente l'ho tenuto. Questo dipende molto dalle temperature che avete della stagione in cui fate questo pane. Sì, questo è con l'anice per Pasqua, quindi dovrebbe essere la temperatura un po' tiepida. Allora, scusatemi la voce. Per mettere l'anice faccio una sorta di laminazione, quindi allargo l'impasto sul piano di lavoro, sulla pietra. Io ho questo angolino piccolino dove mio marito mi ha messo questa pietra. Dove ci lavoro bene, se era un pochettino più grande era meglio, però comunque riesco a lavorare, a lavorarci. Allora lo allargo così come si fa, diciamo una laminazione, ma non proprio perché la laminazione deve essere proprio sottile, allargarlo proprio tanto. Ci vado a mettere quindi l'anice. L'anice è leggerissimo, quindi non so, 10 grammi. Ne metto, questi erano 6, adesso ne metto altri un po' di semi, ancora semi. E se vi piace mettetene altri, se vi piace ancora più forte come sapore. Buonissimo il sapore dell'anice, proprio adatto alla Pasqua. Allora, piego così e lascio, poi lo lascio riposare. Il riposo tra una piega e l'altra deve essere di almeno 30 minuti.
qua, lo riprendo e ci faccio un altro giro di pieghe, le classiche pieghe a tre che si fanno sempre. Metto un po' di semola perché è molto, molto idratato, quindi mi aiuta un pochino con la farina. Quindi procedo per queste altre pieghe. Allora, per i tempi di cottura io questo lo voglio cuocere domani mattina, quindi farò un passaggio in frigo, altrimenti regolatevi, insomma, è un pane che si può fare benissimo in giornata, se la temperatura non è fredda. Ecco qua. Piego ancora. Scusate, giusto un pochino. Sapete che faccio tutto da sola, quindi devo sistemare bene il cellulare per fare la ripresa. Arrotondo bene e poi copro e una volta pronto procedo per fare la formatura. Allora, eccoci pronti. Farò un filone però con il cestino un pochettino più stretto ed alto, in modo che mi viene un po' più alto, non viene molto fino, quindi ci verrà una bella fetta. Quindi allargo, procedo in questo modo per formare il filone. Ho preparato il cestino, scusate, non si è visto, non ho inquadrato bene. Lo faccio vedere dopo. E procedo così. Naturalmente ci sono molti modi per formare i filoni. Io ogni tanto cambio, adesso lo faccio in questo modo, proprio perché è un filone stretto, se no preferisco l'altro metodo che mi viene il filone più lungo. Se volete fate una pagnotta, naturalmente anche facendo in questo modo, ci viene anche una pagnotta così. Chiudo bene. Bello questo impasto, sì, è venuto bene. Forse anche troppo idratato. Ecco qua. Adesso io per cuocerlo domani mattina farò un passaggio in frigo, adesso vi faccio vedere. Lo metto in questo cestino girato, così vedete il cestino non è lunghissimo, poi vi metto le misure. Però comunque usate i cestini che avete, non è un problema. Metto ancora un po' di semola. Ok. E poi io lo copro con un telo e lo metto dentro in una busta di nylon e lo appoggio in frigo tutta la notte. Ed eccolo la mattina dopo, l'ho tirato fuori. Posso anche fare frigo forno, oppure lo teniamo una mezz'oretta a temperatura ambiente. E nel frattempo comunque ho acceso il forno, l'ho portato a temperatura a 250 gradi con due spruzzi di vapore iniziali. Se non avete il vapore al forno, spruzzate con lo spruzzino, oppure mettete un pentolino. Bene, prima di infornare faccio un taglio veloce centrale, vedete è molto morbido e quindi ci ripasso un pochino. Oppure volendo una volta che abbiamo infornato, dopo 5 minuti, apriamo un attimo e facciamo il taglio. Ed eccolo qua, dopo 50 minuti circa la temperatura sempre a scalare, ora vi metto la temperatura in descrizione. Direi che è venuto bene, molto bene. Adesso aspettiamo che si freddi per vedere la fetta. E sì, il pane per tagliarlo bisogna sempre aspettare un pochino, altrimenti non si asciuga bene dentro. Eccolo qua, vedete? Il nostro pane per la Pasqua è pronto, ma comunque questo è buono in qualsiasi altra occasione. Questa mattina ne servirò un pezzettino, dei pezzettini insieme al salame e all'uovo sodo, come da tradizione, insieme naturalmente alla colomba che ho fatto io. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, condividete e lasciate un like.
Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!